Perché io mi chiedo, perché questa è una maledizione, una maledizione. Ciao a tutti e bentornati su Atti Gaming, siamo ancora qui su This War of Mine the Little One. Allora, che cosa è successo di preciso? Perché vi vedete questo bruno schifoso sotto, in sottofondo? Per chi... Allora, vi dico subito una cosa, apro una parentesi. Per chi non ha seguito le serie vecchie di This War of Mine, vabbè, vi faccio un piccolo riassunto. Ce l'ho a morte con Bruno, perché Bruno è completamente inutile. C'avevamo Roman, che era fighissimo, adesso Bruno. Che cosa è successo? Finita la puntata dell'altra volta, ho fatto esci praticamente. Quando rientra il gioco ti fa riprendere dalla pena, praticamente il personaggio rientra a casa. Quindi che cosa è successo? Roman doveva ancora arrivare, ma questa volta invece di arrivare Roman è arrivato Bruno. Perché? Perché Bruno io ti odio? Guardate che faccia da inutile che c'ha Bruno. Vabbè, a Bruno gli daremo una voce seria, perché Bruno non può, cioè, è sempre triste Bruno. Va bene, sarà onesto con voi. Sto cercando un posto in cui stare fino a quando sta follia sarà giunta a fine. Prima la guerra era un cuoco, per un po' ho anche avuto un programma TV tutto umile. Ora sto senza un sordo e senza casa. Se mi permettete di rimanere, cucinerò per voi. Cannavacciuolo! Tocca a dare una voce napoletana, raga. Ma io il napoletano non so parlare. E va bene, no, non lo so parlare il napoletano. C'è Tony, devo chiedere a Tony di fare la voce di Bruno, perché io purtroppo il napoletano non lo so parlare. Comunque Bruno tieni, entra, forza. Allora, l'unica cosa che Bruno farà per noi, eppure leggermente ferito giustamente, la cosa che Bruno farà per noi in realtà sarà farci risparmiare delle risorse quando cucinerà. In realtà non è malvagio come abilità, anzi. Però avrei preferito, insomma, qualcosa di un po' più utile. Forse Bruno ha qualche storia interessante da raccontare. Rompiamo i coglioni. Bruno, svegliati, io mi annoio e ho anche fame. Cucina per me, brutto ciccione di un Bruno. Il fatto è che comunque sì, abbiamo un Bruno ci aiuterà a fare la guardia. La bimba, beh, dormirà nel letto e noi andremo a rovistare. Andremo alla chiesa di St. Mary. Ah, raga, ricordatevi, qui c'è gente, qui alla chiesa c'è gente. Spero solo non sia cattiva e di perdonare coloro che ci hanno offeso. Ma di che stanno a parlare? Benvenuto, ci hanno derubato poco tempo fa, quindi non c'è rimasto quasi niente, figliolo. Però cogli la voce del Signore dentro di te, il mio gregge dorme sotto la chiesa, non disturbateli, per cortesia. Signor vecchio, non si preoccupi. Allora barattiamo? Va bene, barattiamo, vediamo che c'hai. Ecco, ti pare che il vecchio... Questo sarebbe il prete, raga. Olek, con sta barba bionda curata e questo capello, cioè, anzi, queste sopracciglia ad ala di gabbiano, questo sarebbe il nostro prete. Prova un attimo giù, vediamo se c'è qualcun altro con cui possa parlare. Oddio, raga, qui c'è un cristiano. Vabbè, adesso noi, finché non ci sente, si fanno i cazzi nostri, va. Oh, questo c'ha una pistola. Oddio. Per fortuna non ci ha visto. Ci siamo fatti i cazzi nostri. Allora, non so che fare, perché lui è de spalle. Lo potrei gonfiare de brutto, però rischio che mi spara. Questo sta de schiena, raga. Dai, voglio la pistola io. Cristo versus infedele. Fight. Saremo pure leggermente feriti. Ma sti cazzi, l'abbiamo preso a picconate, Dio caro. Pancia mia, fatti capanna. E questa volta siamo tornati veramente ben armati. Abbiamo rimediato una pistola, dei proiettili e soprattutto un coltello e alcune cosine fighe. Non sono molto contento di aver ammazzato un uomo, perché non so, qualcuno ha fatto eruzione, che palle. Ok, oggetti rubati, hanno rubato un casino di roba. Bruno del cazzo, ma non ha fatto niente. Bruno già, perché? Perché me devi fare incazzare tutte le volte che rientro a casa, Bruno? Papà, la notte scorsa dei brutti ceffi sono venuti a rubare nelle nostre case. Famiglie distrutte dalla guerra, che tristezza. Stai bene, ti hanno fatto del male. E Bruno non ha fatto un cazzo. Non abbandonarmi di nuovo con quell'essere inutile. È solo un trippone. Non preoccuparti, tesoro, ti proteggerò io adesso.
Ma che cazzo fa Bruno? Balla! C'è un attimo quel movimento molleggiato. Ci serve del cibo. Bruno, va a morire ammazzato. Niente magna per te. C'è qualcuno alla porta. Oddio, chi è questo? Arrivo un attimo. Finisco lo stufato e arrivo. Parliamo, non te ne pentirai. Raga, io l'ho finite le voci da fare, eh. Mo' si ripeteranno sempre quelle. Dobbiamo aiutarci a vicenda, soprattutto in tempi duri come questi. Avevo detto alberi in giardino, ma visto che sta diventando sempre più freddo, ho deciso di tagliarli per farne legna d'arte prima che lo facesse qualcun altro. Posso darvene una parte e forse la prossima volta sarete voi ad aiutare me. Che ne dite? 20 assi, grazie mille. 20 assi sono botto, raga. Grazie. Cercherò di farlo riprendere un po' e con il nostro Bruno andremo a visitare. Scuola bombardata? No, no. Montagna di materiale non è limitata, quantità di armi non è limitata, quantità di parti. Raga, me la voglio rischiare. Potrei andare alla casa bifamiliare e importarmi la pistola. Che ne dite? Ok, questi ci vogliono sparare a vista, raga. Cerchiamo di non farsi vedere, eh. Intanto l'ho visto. Oddio, c'è un sacco di gente comunque. È un po' più pericoloso di quanto pensassi. Però noi intanto con il nostro Bruno ci stiamo intrufolando praticamente sotto. Ok, qui ci sono le sbarre, cazzo, se c'avevo la lima. C'è qualcuno qui, buonasera, mi ha detto. Cazzo, mo si incazzano tutti, raga. Aiuto, parto un cazzo. Affanculo crepa. Oh dai, mena Bruno il cazzo. Rovista. Vai 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 Bruno. Oddio Bruno, fuggi. Fuggi Bruno. Fuggi Bruno. Bruno ferito. Bruno, vai 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 vai. Sì sì, però mi ho rimettato un fucile con i proiettili, raga. Il nostro Bruno uccide. Raga, non ci credo. Non ci credo che il nostro Bruno è riuscito a ammazzare una persona. Comunque, cioè, sei proiettili ci sono voluti, oh. Il problema qual è? Il fatto che in realtà dovrei andare al coso, all'ospedale, a farli curare. Per forza, perché sennò fanno una finaccia. Perfetto, allora questo l'abbiamo fatto. Cristo l'abbiamo fatto bendare. Aspetta un po', vediamo un po' se riesco a scambiare le pillole che ho. Ecco, no, tu non c'hai un cazzo, non c'hai. Sandu! Attenzione, signor Sandu! Signor Sandu, mi dispiace, ma me ne devo andare. Qualcuno ha fatto irruzione, ancora! Siamo stati attaccati durante la notte, qualcuno ha cercato di derubarci. Facevano davvero sul serio, ma ci hanno feriti appena. Per fortuna eravamo tutti armati, Bruno stava ferito, ma gli aggressori non hanno rubato niente. Dovremmo mettere in guardia più gente. Munizioni usate per scacciarli. Oh, ragazzi, sono dislessico. Due, vabbè. Con il signor Franco faremo un buon affare. Gli daremo due barattoli di medicine, però ci prendiamo il bendaggio per bendare Bruno e un po' di cibo. Grazie, ma ne ho ancora, guarda. No, grazie, ti ringrazio, sto a posto così, grazie. Ora vado, buona fortuna, ci rivedremo. Ciao piccola, stoppa di piangere. Babuzza. Entreremo con il nostro Bruno. Ma che cazzo fai Bruno? Ti dico di entrare, non ti chiudete fuori, stupido. Comunque, grazie di concludere qui questa puntata. Spero vi siate divertiti. Mi raccomando, continuate a seguire la serie e tutte le altre serie che sto facendo. Non perdetevi il video di Dead by Daylight, che è veramente carinissimo se non l'avete visto. Ciao a tutti, ragazzuoli!